Allora, noi qui in trasmissione abbiamo Emanuela Fanelli, non so se hai avuto modo di conoscerla. Emanuela, vieni, entra pure, voleva farci vedere un progetto che lei sta Buonasera, facendo. ciao Carlo, Emanuela, ciao. ciao. Tu Emanuela, stai? Carl. Bene, tu? Ciao, bene, bene, tutto bene. Ecco, Emanuela non è solo una valletta, una Sono soubrette, un'attrice ma io. infatti, lo dico, sto per dire, Un'attrice. Emanuela è un'attrice di teatro. Molto spesso quando si sente parlare di attori di teatro uno storce il naso perché pensa alla retorica, invece Emanuela No. cosa ha fatto? Un progetto molto Un interessante, ne voleva progetto parlare anche con te. su Roma, Ah, la nostra dico. città, dei video per valorizzarla, perché forse magari se ne parla troppo poco spesso. Video in cui appunto vado in giro per Roma, però non retorici, sai, a volte un po' su Roma, solita retorica, Certo, su. Invece no, classico. una cosa nuova, fresca, più contemporanea. Oh, sì, bello. Come si intitola questo corto che... Il video di oggi si chiama Roma, Roma o Roma mia? I pischelli sul Lungotevere che se baciano, Corponentino, al tramonto, rosso come il cuore Come mio, cuore tuo, de Roma mia. de Roma tua. Questo è il titolo. Questo è il Sì, titolo. oh, come si chiama? Ripeto un bello, un po' attimo. prolisso, ma però figo. Non ho capito. Puoi Come dico ripetere un figo? attimo il titolo, magari chi lo vuole Certo, cercare su figo. Per internet. trovarlo. Sì. Roma, Roma, Difficile. Roma mia. I pischelli che se baciano, Baceno era. baciano sul Baceno. Lungotevere, Corponentino, al tramonto, rosso come il Come il cuore cuore. mio, de Roma mia. De Roma mia. Ah, Va beh. bene, e visioniamolo assieme. Carlo, se te vuoi puoi anche andare. No, 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 me li Ma vedo se con grande vuole che lo piacere, gli vedi, vuole che lo scherzi. vedi anche Perché lei. deve andare via No, no, quando che ne c'ha so, magari ha pezzi? fatto No, no, voglio l'intervista con vedere, me. voglio vedere. Vediamola, È vediamo, molto bello. carino, molto... io già ne ho visto uno, Certo. mentre non ti perde. Dopo il successo di Emanuela Fanelli racconta il Tirolo. Oh là là, Roma, Roma, se ti dico al contrario, dico amor. Dicevo romani state sempre a magna e beve, sì, ma una certa piagner di darol. A Roma ci stanno tanti mestieri, quelli di chi ha studiato oggi e di chi non ha magnato ieri. Quanto mandrebbe una bella persica, una percoca! Dovrebbe mettersi mascherina e guanti per toccare la merce. La cicorietta de campo de fiori! L'ova, l'uva, magari lo vuoi! A Sor Franchì, quanto mo me tenete in mezzo de pereciuto? Carmine il doppio! Questo è parmigiano, ma che ce frega, Roma nostra! Mamma Roma! C'ho la fava di Roma! C'è il carzolaro, lo stracciarolo, ma pure il cravattaro. Te presta 10 e ne rivole 100, ma oggi non ce l'ho! Sì, e domani è un altro giorno, come via col vento. Guarda che scalinata! Altro che saremo, Saromolo! Una volta i bisogni li facevi dentro una bagnarola e poi frullavi dalla finestra. E poi, senza manco lavarti le mani, tornavi in cucina a preparare la finestra. Oggi purtroppo ci avevamo il gabinetto e si senta sa costa caro. Elide, senti che tanfo, chiama un po' stagnaro! Signor, 180 con 130 senza fattura. Ma non sprechiamola sta carta, rispettiamo la natura! Magnate, magnate, che quello che non strozza ingrassa! Oh, ma non è che niente, niente, ti hai trovato un sarcofago? Roma, Roma mia, sei la capoccia di sto mondo, per davvero! Ti amo, I love you, je t'aime, te quiero! Molto carino. Questo era un po' un Questo mio. Ti è piaciuto, immagino, no? La.
te chiero un po'. Sì, no, sì. Allora, guarda, poi magari Carla dirà la sua. Io quello che apprezzo, oltre all'amore per la tua città, per la nostra città, anche la dignità che tu metti in quello che fai. Sempre. Cioè, sempre. E io veramente sono molto contento che si veda un gabinetto in un video, in un programma dove c'è il mio cognome. Sono contenta che ti sia piaciuto e soprattutto mai cedere a delle cose semplici demenziali. Poi non era un video comico, però magari uno per cercare la risata potrebbe pure farlo, invece no. Noi ringraziamo tutti quelli che hanno visionato anche questa puntata e ringrazio Emanuela Fanelli, ringrazio Torpedine, Silvestri, De Bonis, la signora Anna, i Bazzanicchi, ma soprattutto l'ospite di quest'oggi che è stato Carl Brave. Grazie a tutti.